Nessuno di noi può accogliere Gesù Cristo finché non si sente responsabile di qualcuno. Cioè, nessuno di noi può accogliere Gesù Cristo finché non capisce quello che dice Gesù. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Noi la vita ce la prendiamo. Pensiamo che siamo felici quando ci prendiamo la vita degli altri. L'amore vero è quando tu la dai la tua vita, non quando te la prendi. Perché tante volte noi intendiamo l'amore come il riempimento dei nostri vuoti. Ma quello non è amore. A me non mi interessi tu. Mi interessa il fatto che tu riempi un vuoto. Volete un esempio che a volte è diffuso nelle nostre comunità? Dice: no, io vado alla mensa a cucinare alla mensa Caritas perché mi fa star bene, mi sento bene quando faccio questo. Il che significa che tu stai usando i poveri per star bene tu. E il giorno che non avrai più bisogno della mensa per star bene, che fai? Non vai più. Cioè, uno intende l'amore come un benessere che mi prendo da una situazione. Dici: guarda, quando tu stai con me, sto proprio bene. E quando quella persona invece ti darà problemi, quando gli verrà la febbre e non sarà più simpatica, che fai? Non l'ami più. Dici: senti, ma quando ci siamo sposati non mi avevi detto che ti veniva pure la febbre? No, questa cosa non mi piace. Come, cos'è sta storia che ti metti la tuta? Io ti ho sempre vista bella, no? Perché abbiamo un'idea di amore come tu devi riempire i miei vuoti, i miei bisogni. L'amore vero è dare la vita, non prendersela. Ecco, avere un bambino, avere un'aspettativa di vita, una responsabilità, significa avere un per amore per cui la tua vita vale la pena. Un per amore per cui la tua vita vale la pena.